Buonasera a tutti, sono il geometra Marco Abruzzese, responsabile tecnico e commerciale della Schipani. L'azienda, nel suo 25° anno di attività, opera nel proprio impianto nella zona industriale di Crotone, leader nella produzione di sistemi a risparmio energetico per l'edilizia residenziale. Nata nel 1998, con una linea di estrusione di profili in PVC. Negli ultimi anni, attraverso uno studio di ricerca e l'introduzione di nuovi sistemi tecnologici, è riuscita a imporsi a livello nazionale nel settore dei monoblocchi prefabbricati per il foro finestra. La mission aziendale è da sempre rivolta al miglioramento energetico e termoacustico dei prodotti che offriamo, quali cassonetti, controtelai e avvolgibili. Siamo in grado di sostenere qualsiasi esigenza, considerando che gran parte delle nostre soluzioni sono totalmente personalizzabili, agevolando quindi il recupero del patrimonio immobiliare esistente. Qui, per esempio, produciamo un controtelaio cassonetto su misura in base all'esigenza. Qualora ci dovesse essere una veletta in cemento esterna senza andarla a demolire, possiamo fare un cassonetto tutto variabile, quindi in base alle esigenze e agli spazi forniti si valuta il diametro d'avvolgimento dell'avvolgibile, quindi si va a realizzare un cassonetto e un controtelaio su misura. Tutti i nostri prodotti sono certificati, facciamo la certificazione anche su prodotti su misura, quindi qualora ci dovesse essere qualsiasi tipologia di controtelaio e cassonetto lo possiamo certificare all'interno della muratura, quindi inserendo il cassonetto, il nostro cassonetto, il nostro controtelaio all'interno della vostra muratura. E qualora ci dovesse essere cappotto, inseriamo anche il cappotto all'interno del monoblocco e quindi dare un certificato completo. Produciamo cassonetti termici, quindi ispezione frontale, cellina a scorrere, tampone singolo, doppio tampone, cellino in PVC o brandeggiante con ispezione esterna col cellino in fibrocemento. Produciamo anche cassonetti termici per ristrutturazioni, quindi qualora ci dovesse essere una ristrutturazione e questa tipologia non prevede opere murarie, quindi abbiamo un comfort termico ed acustico, manutenzione facile e veloce. Quindi nel momento in cui non si effettuano opere murarie all'interno dell'immobile e va sostituito solo il cassonetto perché ci sono delle perdite di aria e quant'altro, possiamo inserire o una tipologia di cassonetto, lo slim o il medium. Slim qualora il diametro d'avvolgimento della tapparella rientra all'interno della muratura, quindi possiamo fare un cassonetto slim, quindi rivestito con EPS, con tutte le cure possibili, quindi un coperchio che chiude su una guarnizione su tutti e quattro lati, con ovviamente anche qui delle certificazioni, oppure il medium qualora dovesse sporgere verso l'interno il cassonetto. Sempre su misura, in base alle profondità, riusciamo a farlo totalmente come un vestito. Allora, controtelai termici, abbiamo più tipologie di controtelai termici, quindi il primo STH Pro è un progetto tutto nostro, oppure in EPS da maltare, oppure in fibrocemento. Questo lo realizziamo, come dicevo prima, tutto noi, anche perché essendo produttori di PVC, produciamo il PVC, questi sono controtelai singoli, quindi singoli con la predisposizione per rete portintonico verso l'esterno oppure con incasso zanzariera, sempre la parte interna in PVC e la battuta del legno dove va ad alloggiare l'infisso in multistrato fenolico oppure, come possiamo vedere successivamente, abbiamo creato un profilo in PVC espanso.
Questa è un'altra tipologia di controtelaio con guida avvolgibile direttamente alla guida. Qualora ci fossero problemi di spazio, di profondità, possiamo fare direttamente alla guida. Oppure abbiamo guida con incasso zanzariera, semplicemente un controtelaio con guida all'esterno, uno spazio da 6 cm da andare a sovrapporre una zanzariera, e sulla destra abbiamo l'EPS da poter aggiungere a questa tipologia di controtraio, quindi un EPS sul primo qualora ci fosse una muratura nuova, oppure cappotto termico da potersi raccordare, oppure nell'eventualità c'è uno stipite in marmo o una muratura esistente che termina alla guida. Questa è la novità di quest'anno. Produciamo anche la guida con copertina totalmente in PVC, quindi sia il traverso superiore col portaspazzolino e la spalla in PVC. Questo, come vi dicevo prima, è il profilo in PVC espanso da poter sostituire al multistrato fenolico, quindi andiamo a sostituire, anziché mettere il multistrato fenolico, un legno che dopo anni magari si gonfia oppure si rovina, col PVC espanso ha un alloggio anche per la rete portintonaco, oppure un profilo a T per stipiti. Questi sono i vari accessori: la rete portintonaco, quartolato in PVC e il tappo incasso zanzariera. Qualora andiamo a inserire un controtelaio con l'incasso zanzariera, la zanzariera verrà inserita successivamente, provvisoriamente possiamo mettere un tappo incasso zanzariera. Questi sono i controtelai in EPS, quindi possiamo realizzarli pure su misura, quindi dal controtelaio semplice all'incasso zanzariera, per persiana, sempre con incasso zanzariera. Questo per esempio è un controtelaio per persiana totalmente variabile, quindi variabile per dimensioni, per spessori, anche con l'incasso zanzariera la stessa cosa, quindi possiamo fare il filo esterno, filo interno. Quartolato in EPS in modo da andare a isolare totalmente la soglia in marmo, con un separatore in PVC. Questi lo possiamo fare per tutti i controtelai. Oppure abbiamo i controtelai con fibrocemento. Stessa cosa, la parte controtelaio semplice per infisso a filo interno, oppure con incasso zanzariera. Sulla destra abbiamo le varie opportunità, quindi avere il fibrocemento all'esterno dopo la guida, qualora c'è una muratura esistente, quindi da poter solo rasare la parte esterna, oppure la seconda immagine, sempre sulla destra, viene asportato il fibrocemento da potersi raccordare con un cappotto termico per non avere differenze di intonaci, oppure la terza soluzione termina alla guida, qualora ci fosse una muratura esistente, una spalletta, uno stipite in marmo e quant'altro. Sempre per persiana, quindi vari tipi di persiana, spessori diversi da 44 mm oppure da 84 mm qualora ci fosse l'incasso zanzariera. Disponiamo di VMC, quindi possiamo inserire il VMC ventilazione meccanica controllata all'interno di ogni controtelaio per il riciclo di aria, quindi il recupero dell'aria calda interna e l'aria fredda all'esterno, quindi viene filtrata e immessa all'interno dell'immobile. Diciamo che tutti i nostri prodotti sono quelli che abbiamo visto qui oggi, sono i prodotti standard che si utilizzano normalmente, però ogni prodotto, ogni tipologia la possiamo studiare in base, abbiamo uno studio tecnico, quindi ci contattano, li studiamo insieme, li guardiamo insieme, e in più ogni tipologia di prodotto che andrete a realizzare possiamo realizzare un DVG, quindi il DVG, darvi il DVG dei prodotti o standard o quelli fatti su misura e inserirli nel vostro progetto. Grazie a tutti per l'attenzione, per qualsiasi informazione ci troverete al nostro desk. Okay? Grazie.